Lei si chiama Cristina Greco, ha 35 anni, risiede a Sondalo e di professione guida gli autobus, un lavoro ancora considerato piuttosto insolito per una donna in un ambiente ritenuto da sempre prettamente maschile, ma le ha sfidato i pregiudizi e si è dimostrata più che all'altezza. Una passione che nasce nell'adolescenza, diventata concretezza grazie alla sua tenacia e a tanti sacrifici anche economici, poiché le patenti hanno costi elevati. Ad oggi ha macinato migliaia e migliaia di chilometri in valle della prima donna in quasi 110 anni di storia dell'azienda automobilistica Perego di Tirano. Facevo l'insegnante assistente, poi un giorno ho deciso di inseguire i miei sogni e andare a guidare appunto gli autobus. E ho finito la patente e il percorso per poter guidare un pullman e adesso mi trovo qua, è da un anno e mezzo che lavoro per l'automobilistica Perego e sono molto felice. È felice Cristina e invita tutte le donne a seguire le proprie inclinazioni e non lasciarsi scoraggiare, ma a puntare dritte all'obiettivo prefissato. Quando ho iniziato a guidare, qualcuno rimaneva stranito a vedermi alla guida di un mezzo pesante, però adesso si sono abituati e la cosa mi fa molto piacere. Auguro comunque a tutti di inseguire i propri sogni, perché fare il lavoro che piace alla fine è molto importante nella vita. L'emancipazione femminile passa anche attraverso la professione e ai sogni non bisogna mai rinunciare. In fondo, guidare bus e camion non è un lavoro solo da uomini.